Tre semplici ingredienti, tre verdure come fagioli, borlotti, zucchine e carote e vado così a preparare una appetitosa vellutata. Inizio a sbollentare carote e zucchine. Una volta che le ho sbollentate, circa 10 minuti, circa 10-12 minuti, aggiungo anche delle foglie di cavolo verza. In padella intanto ho messo olio extravergine d'oliva, cipolla ed aglio. Aggiungo anche un po' di pesto di basilico. E poi inizio a mettere prima i fagioli borlotti che naturalmente ho scolato dalla loro confezione, quindi ho tolto tutto il liquido. E poi metterò le zucchine che intanto ho tagliato, così come anche le carote. Trifoliamo bene e poi vado anche ad aggiungere le foglie di cavolo verza. L'acqua di cottura naturalmente ha un gustosissimo brodo vegetale con il quale vado ad allungare il mio preparato mentre cuoce. Aggiungo anche di sale, se c'è bisogno metterò anche qualche spezia, in questo caso la paprika piccante. Aggiungo anche un po' di polpa di pomodoro. E ora siamo pronti per andare a frullare il tutto. Voi come le frullate le verdure per fare la passata alla vellutata? Io o con il frullatore ad immersione oppure con l'intero frullatore o con un classico robot da cucina. Tritiamo il tutto bene. E andiamo a mettere tutto in una pentola dove riscalderemo appunto tutto il composto. A questo punto due sono le alternative, o impiattiamo così con dei crostini come abbiamo fatto noi, oppure aggiungiamo e la minestra, soprattutto quella piccolina, non so, i ditalini, le farfalline, ecco, minestra di taglio piccolo. Voilà, una calda vellutata, va sempre bene. Volendo, si può utilizzare non solo d'inverno, ma anche d'estate, un po' come il gazpacho, magari mettendola in frigo e arricchendola anche con della verdura cruda. Se ti è piaciuta questa ricetta, lasciami un like e se non sei ancora iscritto, allora ti invito ad entrare a far parte del nostro magico mondo, quello dei bijou di Rick e Mary.